C'era qualcuno che aveva chiesto. Ecco, prego. Io mi chiamo Franco Porcelli, sono operaio di 64 anni, finalmente vado in pensione, 65 a marzo. Sono rappresentante sindacale della CGIL, sono stato in Palestina, in Nicaragua, ho fatto un po' di cose. Volevo dire, rispetto a Cenati, secondo me l'ANPI non sta mettendo a fuoco dei temi che sono invece dovrebbero essere delle priorità, secondo me. Una priorità sicuramente è l'attività. Oggi cosa significa essere oggi antifascista? Secondo me significa essere soprattutto antirazzista. Perché? Io ancora oggi negli spogliatoi la mattina, cioè le battute sono negro di merda, tutti i giorni. Quindi, cioè, io ho apprezzato molto, per esempio, vi invito a prendere contatto con Terroni Uniti, gente del sud, sono quelli che hanno fatto il concerto antirazzista a Pontida in maniera davvero encomiabile, perché hanno detto non esistono città razziste, ci sono persone razziste e ci sentiamo a casa nostra e facciamo la festa con voi. Questa secondo me è la maniera per oggi essere antifascisti. L'altra cosa, per esempio, io ho fatto 20 anni da meccanico, ai tempi noi facevamo le lotte per i minatori inglesi, facevamo le lotte per il Nicaragua sandinista, oggi sarebbe da fare la lotta per le guerrigliere del Coban, sarebbe da fare una lotta per i palestinesi che voi vi ostinate ancora ad ignorare, proprio tu, personalmente. Ma chi cosa stai dicendo? No, sto dicendo perché mi risulta. Allora, dopodiché, è una mia opinione, poi intervieni tu e dici da qua. Però è un mio vissuto, se permetti. Personale. Io appartengo all'ANPI di Severgnini, Severgnini e Bovisa, e sono felice di appartenere perché è un bel gruppo e lavoriamo bene. Però sulla Palestina l'ho proposta io, ho preso i contatti da solo. E questa cosa non è un modo di lavorare collettivo, signori, no, siamo compagni o siamo qua, qua, qua? No, fate voi. Questa è una critica costruttiva, vuole essere costruttiva col cuore. Dopodiché, no, vorrei dire anche sull'antifascismo. Secondo me la storia di questo paese è cambiata il 12 ottobre del 69. Perché questa l'hanno cambiato la storia, io avevo 16 anni, non ero comunista e sono andato ai funerali, non volavo una mosca, piazza del Duomo piena. 15 dicembre. Scusa, no, però siccome in questo paese quello che è negato oggi è il diritto di dissenso, io non la faccio finita, io vado avanti a parlare perché avete parlato tanto voi e c'ho voglio delle cose. Non lo devi buttare in vacca le cose che dici, No, bravo Pierla. Grazie. Complimenti. A dire falsità siamo di tutto. Basta. Via tua. Rapidi però, vedo che della carta, mi preoccupo. Se metto sui peccati sarò un po' che dici. Quindi, sono un antifascista di Afori, nato da Afori, militante antifascista e comunista. Quindi, mi limito a leggere un pezzettino velocemente. La scelta della nostra Costituzione, pur senza essere così radicalmente avanzata, è stato, per quello che è di un grande paese in avanti, un governo parlamentare, a differenza, ma di qualità diversa, proprio per la forma di Stato. Quindi parliamo di democrazia e di antifascismo. L'antifascismo, io riconosco Saverio, la memoria storica sulle formazioni di estrema destra, come si coagulano, come si attrezzano per rispondere. Ma i loro comandanti, come viceversa, l'antifascismo anche a casa mia coagula l'antifascismo, che è la difesa della Costituzione. Quando si attacca la Costituzione e la si distrugge, e la si prova a distruggere,
è un voto popolare, per fortuna il 4 dicembre ha detto no, no a quella devastazione, quindi vuol dire voleva, avrebbe voluto dire mettersi in mano al mercato, quindi non considerare più le persone, come valore in sé e per sé, ma viceversa metterle in condizioni di mettersi in vendita verso i propri nuovi padroni. La Costituzione italiana, chi va fuori dalla Costituzione italiana, andiamo a trattare di Sant'Ambrogio. No, torno al tema dell'antifascismo, torno al tema dell'antifascismo, quindi l'antifascismo è quelli che si organizzano con i simboli dell'estrema destra, ma ci sono anche quelli del fascismo che si organizzano diversamente attaccando la Costituzione. Secondo me sono la stessa cosa, è la stessa medaglia di la stessa faccia di una medaglia. Quindi quando chi si riconosce nella sinistra e porta avanti, radicandosi nella storia del movimento operaio e contadino del nostro paese, deve rimanere attaccato a quelle condizioni e quelle rivendicazioni sociali e politiche che la nostra Costituzione repubblicana sintetizza portandole a una dignità politica di rappresentanza uguale al padrone, al comandante, al padrone di lavoro. Io sono molto sintetico, così non mi fermo di fare tempo. Domanda, sente, detto una roba, quando si parla di antifascismo, quindi non è sufficiente parlare di razzismo. Il razzismo è una roba deviante, se non si raccoglie questo punto qua. Cioè la difesa della Costituzione, dei diritti sociali, una parte della sinistra ha raccolto i diritti individuali, quindi quello di essere gay, spingo. Però è importante, no, mi cazzo. Se non voglia si va. E allora vado, mi metto in un video, stiamo qua, allora che si frega, allora avete bisogno di un'altra partita e di un altro interlocutore e andate, ciao. Bene. Però c'è una cosa che una buona parte di quel sì e quel no non è mica andato e non si combatta con quello che avete fatto questa sera. Perché quando arriva il momento del sì e no, da chi ha fatto io e ha fatto la politica, no, con la partita, no. E così. Cioè, se adesso vi parlate di antifascismo, vi parlate di antipartito, lo sapete che dentro questa Costituzione ci sono delle regole, se esiste ancora il fascismo, e perché sono stati accettati in quella Costituzione che tutt'oggi l'abbiamo qui. Che se la conserviamo tutti sulla mia. Mi piace. Però se l'altro, quando è nato l'Ampi, io forse, non dico il primo, ma sono stato al fatto a vivere in una testa. E sapete cosa mi hanno detto? Noi abbiamo combattuto assieme alla DICI, al Partito Socialista, ai comunisti, qualsiasi idea politica che c'era, noi tutti assieme abbiamo combattuto. E adesso c'è la formazione dell'Africa, questa
è una cosa che vale ancora. Siamo qui, non possiamo mai mettersi in dimostrazione con un foulard nell'ampi in piazza per contestare la norma. E così l'ampi ha fatto. E io credevo che restasse ancora l'ampi oggi, dopo 73 anni, che restasse ancora contestato. È stato formato. Grazie. Io non voglio fare nessun intervento lungo, voglio soltanto fare una domanda semplicissima ed è un telegramma. Quanta e quale mobilitazione antifascista si sottende di cosa sta per raccontando voi? Perché a me non pare, non risulta che ci sia. Poi ho detto, hai parlato, Saverio, della manifestazione fascista al campo 10. Non mi pare che l'ANPI abbia. No, però scusami, Cenati, io questa cosa qui l'ho detto tante volte. E continuo a ripeterlo, non mi pare che ci sia. So che c'è tanta sensibilità, ma io adesso torno a ripetere, a domandarmi quanta e quale mobilitazione siamo pronti a fare rispetto a dare una risposta concreta a queste cose. Questa è una domanda telegrafica. E questa domanda naturalmente la rivolgiamo a te per la tua sezione, cioè ci riguarda tutti, quanta mobilitazione siamo capaci di fare, a volte di più, a volte di meno. Io credo che possiamo chiudere, c'è questo breve intervento. Grazie, sono Leonardo Cribio dell'Ampi Diafori e ho partecipato alla carovana antifascista nel Donbass nel 2015, organizzata dalla banda Bassotti, per portare solidarietà attiva verso la popolazione colpita dalle bombe del governo di Kiev. Qui accanto abbiamo realizzato una mostra, abbiamo esposto una mostra dove potete vedere come abbiamo portato aiuti alla popolazione, portando aiuti umanitari per oltre 2 tonnellate appunto di diversi generi, per far sì che la popolazione, appunto, soprattutto i bambini e i pensionati che si erano visti all'epoca tagliare le pensioni dal governo centrale, abbiamo portato questi aiuti perché non riuscivano più a sopravvivere. In Ucraina la situazione è drammatica. Da una parte ci sono le popolazioni del Donbass che vengono martoriate con le bombe e dall'altra ci sono gli antifascisti che vengono perseguitati nella parte sotto il controllo governativo. Non è un caso che alla Duna è stata proposta un disegno di legge per mettere al bando il Partito Comunista Ucraino. Stesso Partito Comunista Ucraino che più di tutti sta pagando le conseguenze di questo colpo di Stato, con massacri appunto ai vari militanti comunisti, nonché un atto gravissimo che è avvenuto nel maggio del 2014 quando Simonenko, il segretario generale del Partito Comunista, è stato attaccato con una moto mentre stava uscendo dagli studi televisivi del canale principale ucraino. Nonché i sindacati. Cosa molto importante è ciò che è accaduto anche ad Odessa il 2 maggio del 2014, dove dopo un assalto da parte delle bande neonaziste ucraine hanno perso la vita decine e decine e decine di compagni e compagne all'interno della casa dei sindacati, compagni che sono morti bruciati vivi e coloro che sono riusciti a scappare dalle fiamme sono stati finiti a colpi di mazza o di rivoltella. In tutto ciò c'è un silenzio, secondo me, criminale da parte dei media italiani e c'è una complicità delle nostre istituzioni. Vorrei ricordare un tal Pittella che durante i giorni del golpe di Kiev era sul palco a Maidan a fomentare ciò che i nostri media descrivevano come giovani, ribelli, democratici, rivoluzionari che lottavano per i propri diritti. Peccato che nessuno si sia accorto che all'interno di quelle manifestazioni che erano i vessilli di coloro che rifiangono Hitler e bandiera. Io penso che il fascismo non si deve combattere anche denunciando questi fatti criminali, denunciando la connivenza delle istituzioni europee che non hanno fatto nulla, anzi hanno appoggiato, come ricorda la stessa ANPI nelle sue tesi nazionali, il governo ucraino, fino ad un accordo, un trattato d'amicizia tra l'Unione Europea e il governo di Kiev. Essere antifascisti significa essere anche internazionalisti,
quindi bisogna prestare attenzione a quello che accade in Ucraina, così come quello che accade in Venezuela in questi giorni. Stesse tematiche, stessi schemi, ci sono le bande neonaziste supportate sempre dai nostri politici europei, ovviamente foraggiati dagli Stati Uniti d'America, che non si fanno scrupoli a bruciare vivi coloro che sostengono la rivoluzione bolivariana e quindi militanti chavisti. Qui in Italia sono raccontato tutto il contrario, quando invece basta farsi un giro su internet e vedere in rete come che triste fine hanno fatto alcuni militanti chavisti in Venezuela, bruciati vivi nel silenzio generale. A tal proposito, qui vado a chiudere, invitiamo chi se lo sentisse di fare una foto tutti quanti insieme. La compagna ha portato un cartello per solidarizzare con la rivoluzione bolivariana e quindi con i socialisti venezuelani. Fare una foto qui tutti quanti insieme davanti al murale del CEU. Grazie. Bene. Grazie a tutti. Volevi rispondere a qualcosa? Scusa, io bisogno di dire una cosa, questa era una vorrei chiudere dicendo che tutte Casa Pando in inverno, forse gennaio febbraio, ha fatto un convegno qua a Milano. Tremonti, che è il presidente della Trilaterale, era alla presidenza di Roberto Paolo. Domanda, come mai questa sinergia tra e la Lega, l'abbiamo sempre detto. Io vorrei chiudere soltanto dicendo una cosa, che se c'è una prospettiva politica forte e convincente, si toglie l'erba sotto i piedi del fatto. Se c'è una prospettiva politica incerta e rinunciataria, vanno avanti quegli altri. Grazie a tutti.